Continuano i reportage di Exportiamo e questa volta vi portiamo oltre Alpe, a Cannes, direttamente al Palais de Festival, dove è il Mediterraneo a dettare e disegnare l'orizzonte e le navi del porto a ornarne le rive. Come di consueto e come sanno bene i veterani, la primavera sulla Promenade de la Croisette arriva in anticipo. Dal 10 al 13 marzo scorso, il MIPIM, il Salone Internazionale del Real Estate, giunto quest'anno alla 26esima edizione, come ogni anno, ha confermato nei fatti e nei numeri la sua vocazione globale. Un appuntamento assolutamente imperdibile. 93 i paesi rappresentati e oltre 4.500 gli investitori presenti tra i 22.000 delegati che hanno contribuito anche in questo 2015 a confermare il peso e l'importanza dell'appuntamento in Costa Azzurra. Tra i padiglioni distribuiti sui circa 20.000 metri quadri di esposizione si è concentrata l'intera catena del valore globale del mercato immobiliare. Investitori, istituzioni finanziarie, servizi per il business e naturalmente sviluppatori, architetti, grandi catene alberghiere e rappresentanti di istituzioni nazionali e locali, tutti animati dall'intento di veder decollare i loro progetti e le loro idee, con la coscienza di vivere un momento unico in cui tutti si riuniscono. Ad essere coinvolti tutti i settori immobiliari internazionali: Londra, Parigi, Istanbul, Lione, Lubiana, Amburgo, ma anche Manila, Varsavia, Stoccolma. Insomma, al MIPIM c'è tutto il mondo e anche l'Italia quest'anno è stata protagonista. La presenza italiana, coordinata dall'agenzia ICE, in collaborazione con l'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, è stata arricchita quest'anno della presenza di 4 realtà territoriali: Marche, Piemonte, Toscana e Provincia Autonoma di Trento, nonché dalla partecipazione dei rappresentanti della Cassa Depositi e Prestiti. Il Padiglione Italia, nella stessa intenzione dell'ideatore, l'architetto e scenografo Andrea Bianchi, ha voluto incarnare nelle sue linee una sintesi ispirata alla prospettiva, eredità della nobile tradizione rinascimentale italiana, ma al contempo proiezione verso il futuro, creando un legame circolare tra i diversi ambienti. Un esempio di equilibrio, trasparenza e chiarezza, quello che l'Italia vuole dimostrare al mondo. I progetti presentati sono stati tra i più vari, dalla riqualificazione di quartieri alla riconversione di ex aree industriali, passando per interventi di sviluppo alberghiero, residenziale e infrastrutturale, frutto di un meticoloso lavoro di mappatura e classificazione sempre più sistematico. Non poteva mancare naturalmente il vice ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, che nella mattina del 12 marzo è stato tra i protagonisti degli eventi collaterali in programma, come il workshop coorganizzato dallo studio Chiomenti, Italian Real Estate Back to Essential, e l'Italian Networking Lunch, offerto da agenzia ICE e ANCE in collaborazione con Asso Immobiliare e Feder Immobiliare. Italia ancora al centro dell'attenzione, anche con il partecipato evento Italian Real Estate A World of Opportunities, aperto all'intervento del vice ministro, mentre durante la giornata la seleta B2B è stata la sede per gli incontri riservati della delegazione italiana con i rappresentanti di importanti fondi di investimento internazionali quali Blackstone, Qatar Investment Authority e Cerberus, ai quali hanno partecipato tra gli altri anche il direttore generale Roberto Luongo e il presidente dell'agenzia ICE Riccardo Monti. Anche agli ambiti MIPIM Award, gli Oscar del Real Estate, assegnati durante la cerimonia nella serata di giovedì 12 marzo, l'Italia ha saputo dire la sua, colpendo diretta al cuore. Tra i 3 progetti italiani in lizza, il Segreen Business Park di Segrate nella categoria Best Refurbished Building e il progetto Pi Found di Bologna a concorrere nella categoria Best Futura Mega Project, insieme all'avveniristica Oxygen Eco Tower, la versatile torre residenziale caratterizzata da elementi naturali al suo interno e nata per diventare un'icona del Made in Italy. È stato proprio quest'ultimo avveniristico progetto, un'idea di progetto CMR, ad aggiudicarsi il MIPIM People's Choice Award Vox Populi Vox Day. Per quanto riguarda il MIPIM invece, calato il sipario su Cannes, i prossimi appuntamenti sono già fissati in agenda, a partire da MIPIM Japan a Tokyo il prossimo 20 e 21 maggio, seguito dall'appuntamento con MIPIM UK dal 21 al 23 ottobre a Londra e da quello con MIPIM Asia ad Hong Kong l'1 e il 2 dicembre 2015. A Cannes invece l'appuntamento è per il 18-20 novembre con il MAPIC dedicato
dedicato al mondo del retail, mentre nel 2016 l'attrazione principale riaprirà i battenti dal 15 al 18 marzo. Tornando a noi, prima di arrivare a Cannes, il nostro auspicio era che l'Italia si facesse sentire quest'anno e al ritorno dal viaggio l'impressione è che, dopo la vetrina del World Economic Forum di Davos, il bel paese abbia approfittato di questo palcoscenico così importante per far capire al mondo che questa volta si fa sul serio. Non rimane allora che aspettare i risultati che certamente arriveranno, continuando a mostrare al mondo la peculiarità di quel luogo comune straordinario che è l'Italia.